Allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gazza34 e oggi siamo sull'account di Wow Alex, il quale ci permette di rollare ben 16.313 gemme alla ricerca di... diversi eroi. Principalmente cercheremo Teschio, Barba Bianca, Dracula e Golem, ma poi tutti gli eroi che verranno, che mancano, perché qui mancano veramente un sacco di eroi, saranno ovviamente ben accetti. Questo ragazzo ci ha oggi lasciato, a parte i saluti della Gilda che ha cominciato... Ho appena scritto, solo perché ho modificato la descrizione della Gilda. Vediamo un po'. Ciao cazzo, vogliamo tanti leggendari. Fantastici ragazzi, fantastici. Prima di tutto abbiamo da ritirare. Abbiamo da ritirare un maghetto, già controllato, abbiamo una slot nelle slot eroe. E i 50.000 do. Appena ritirato vediamo un po' con cosa ci è uscito questo maghetto. Ecco qui con rallentamento 2, quindi non è un gran talento, possiamo tranquillamente cambiarlo. Perfetto, vediamo qui se c'è qualcosa da ritirare. Sì, 10 carte aggiorna talento, quindi possiamo già cominciare a cercare qualche buon talento. Intanto altri messaggi. Ciao YouTube, vogliamo leggendare, cazzo, lo sai, ho tolto rigenerazione 5 su zucca per sbaglio. Hai fatto bene. Allora, cerchiamo tutto tranne la zucca. Perché tranne la zucca? La zucca mi pare che tu già ce l'abbia. Vediamo, facciamo un riepilogo veloce degli eroi. Allora, cominciamo con... Allora, zucca... Evoluzione 2, quindi nessun problema. Druido, evoluzione 2, fantastico. Barba bianca, Babbo Natale, Cupido, Aries, Dio del Tuono. Tralasciamo gli eroi, mi sono anche dimenticato che cosa stessi dicendo. C'è stata una piccola, piccolissima interruzione pubblicitaria. Cominciamo con il controllare quante slot abbiamo. Abbiamo ben 30 slot, quindi cominciamo. Abbiamo 17 messaggi, intanto sono arrivati un sacco di messaggi. Donazioni, eroi, vabbè ragazzi, cominciamo subito. Roll da 3, lo sapete, cerchiamo. Qui voglio prendere il Cavalier Teschio. Boom! No, Licantropo, Carnefice, Linfa di Cristallo. Ma fermi tutti, riproviamo. Campione gelatinoso, Carnefice, Demone dei Ghiacci. Quindi facciamo un altro roll da 3. Non prendiamo niente, cominciamo con qualche roll da 1. Perché? Perché ora vi racconto una cosa molto simpatica, diciamo. Io, come ormai qualcuno già saprà, cerco Valentina da un sacco di tempo, ormai da quando è uscita. E ovviamente la cerco come free, cioè non sto shoppando per Valentina, sono fermo con lo shop da un po'. Comunque sì, mio fratello oggi ne ha trovata una in un roll da 1 e ha trovato anche altri eroi leggendari in roll da 1. Ma io quando vedo verde, blu e poi viola, cavolo, non c'è il viola, mi gaso. E quindi oggi vorrei fare appunto dei roll da 1 per vedere se riusciamo a prendere questa Valentina, per vediamo. Orco della rovina. Ok, quindi già uno che credo mancasse. Vediamo un po'. Andiamo a controllare subito. Orco. Dove sei? Non ci sei. Fantastico. Niente orco della rovina. Intanto il computer si potrebbe sentire la ventola che fa... Perché è impazzito il computer? Non lo so. Ogni tanto queste cose capitano. Roll da 1 di nuovo. Panda, forza di nuovo. Demone dei Ghiacci. Ok, voglio fare un roll da 3. Niente, 3 blu. Continuiamo di nuovo da 1. Riproviamo. Carnefice, quindi verde, blu. Qui lo prendiamo il leggendario. Non lo prendiamo, cavolo. Allora, io voglio fare quel benedetto roll da 3 leggendari. Che non sarà questo, perché ovviamente è un roll da 1, non sarà questo, perché un mietitore brizzolato, ma sarà questo qui. Ah. Riproviamo. Ok, ancora una volta da 3. Ma non è possibile che da 3 non troviamo niente, assurdo. Io amo i roll da 3, perché non li riusciamo a fare belli, come piacciono a me, con 2 leggendari, con 3 leggendari, con 5 leggendari un roll da 3. Forza! Riproviamo. E vai, finalmente. Sì, intanto passa al terreno, ragazzi. Cioè, ultimamente quando voglio registrare succedono migliaia di cose che non dovrebbero succedere. Qui sorge un problema. Dobbiamo liberare slot. Io non so come si possa fare. Vorrei mettere il teschio per vedere che talento ha. Allora, vediamo un po' che eroi blu hai. Lui mi ha detto sacrifica tranquillamente i blu su non mi ricordo chi in realtà. Prendiamo o la Driade o la Strega del Gelo. Non sono iscritti, vero? Quindi non perderai molti punti. Ok, allora sacrifichiamo uno di loro. Poi ovviamente potrai recuperarlo in un attimo, perché tanto con questa potenza i frammenti per portare una skill di un eroe verde da 1 a 4 te li fai in un'ora forse. Allora, vediamo un po' dov'è l'altra degli eroi. Entra. Sacrifichiamo, mi pare, su Cupido avesse detto.
Forse no, vediamo un po'. Sì, ok. Sacrifichiamo su Cupido perché non stai alzando nessuno per adesso. E sacrifichiamo appunto la Driade. Quindi eroe verde, quello lì abbiamo già visto, utilizza, sì, è di alto grado, la utilizziamo. Poi andiamo a prendere la carta Aries. Eccola qui. Carta Aries, sì, Aries, vai, carta Teschio. La utilizziamo. E vediamo un po' con che talento ci è uscito, perché ovviamente cercheremo anche un buon talento per questo Teschio. Io sono per un bellissimo dispersione alto, perché quando un Teschio con dispersione incontra un Teschio con spargimento, il Teschio con spargimento muore. E questa l'ho presa da Facebook. Comunque sia, scottatura 4 su 8 ovviamente non è buono. Cominciamo a cambiare qualche talento, vediamo che cosa ci esce. Scottatura 2 su 8 non ci interessa proprio. Tenacia 1, scusatemi, ho perso un attimo la voce. Tenacia 1 non ci interessa. Furia 3, vediamo un po' se la zucca, perché ho visto che aveva un furia ma non ho visto il livello. No, c'ha furia 4, quindi teniamola così. Vediamo intanto dire il turno cosa. Dio 7 va bene, cioè Dio, non credo sia una bestemmia. Comunque se è una bestemmia mi scuso con insomma con il pubblico. Riproviamo. Spiegare 1, beh, sicuramente meglio di scottatura, crescerà un po' più in fretta, ma vorrei qualcosa di meglio. Dio della guerra 1 non ci interessa proprio, lo possiamo dare intanto al maghetto. Riproviamo. Colpo pesante 1 non ci interessa proprio per niente. Forza. Spargimento 1, no, proprio, te lo puoi tenere. Le ultime tre carte, pelle coria c'è 1. Riproviamo, spargimento 1 di nuovo. E, boom, corrosione 3. Beh, è già un buon talento corrosione 3, perché ha l'8% di possibilità di ridurre l'energia di 3 nemici vicini del 30% quando attacca. Cioè, quando viene attaccato, non quando attacca. E questo vuol dire che prende danni e quindi riduce l'energia altrui. Ed essendo lui un tank, è cosa molto buona. Questo talento dovrebbe avere cooldown di un secondo, quindi molto buono. Guarda, io te lo sostituisco perché è sicuramente migliore di corrosione 1. In più, modifichiamo un attimo il villo, spostiamo questo qui e ci mettiamo ovviamente il Cavalier Teschio. Dopodiché scriviamo sulla gilda controllata il villo e vediamo che cosa ci dicono. E questo è uno. Ok, ora cerchiamo un po' gli altri, vediamo che cosa riusciamo a prendere. Vediamo un po' in questo roll da 3. Un cecchino fantastico, questo qui sicuramente possiamo reintegrarlo come eroe verde, quindi te l'ho sacrificato uno, ne abbiamo già trovato un altro, non ti preoccupare, non ti lascio a bocca asciutta. Tre blu, io vorrei provare un altro paio di roll da tre, però magari prima qualche roll da uno, vediamo che cosa ci esce. Forza! Panda, abbiamo bisogno di... ancora allora, il teschio ce l'abbiamo, abbiamo bisogno di barba bianca. Allora, ancora due, uno, due, verde, blu, viola! E lo sapevo, stavolta è uscito il viola, perché bisogna fare il doppio verde prima. Ecco il nuovo trucco, doppio verde prima, poi... Oh, no, doppio campione! Ok, riproviamo. Ok, questa volta tre blu. Riproviamo di nuovo da uno prima, e poi da tre. Niente. Io bello, guardate il villo. Lo guardano, non vedono nulla di insolito. Ovviamente non si accorgono che qui manca una base e che qui c'è il teschio, ma non è un problema, se ne accorgeranno più tardi. Intanto torniamo ad ingaggiare gli eroi con le gemme. Non ero pronto per questo roll, quindi scusami tanto, server, io volevo questo roll. No, magari non questo, vabbè, facciamo qualche roll da uno, dai, forza. Gigante delle colline, dammi un altro verde. Licantropo, verde, blu, viola. Ah, viola, non è quello che cercavamo. I due licantropi escono sempre comunque. Cioè, il licantropo, credo veramente che sia l'eroe blu con la maggiore percentuale di uscita, come si può dire. Forza, ancora roll da 3. Ci rimangono soltanto due roll da 3, ragazzi. Io amo i roll da 3, veramente. Per quanto possa fare 6 roll da 1, preferisco fare 2 roll da 3 e cercare di prendere qualcosa di buono. Intanto un altro licantropo. Io devo vedere a fine rollate quanti licantropi ho preso. Ultimo roll. E non ci è uscito un altro licantropo, ho capito. Allora, andiamo a vedere i numeri. Innanzitutto sappiamo che con 16.000 gemme abbiamo preso il Cavalier Teschio, quindi ottimo, perché gli mancava ed è importantissimo. Cioè c'è uscita più volte la Regina Serpente che il Licantropo. Sottovalutata la Regina... E ancora più volte il Panda, quindi... Questa volta abbiamo come classifica al primo posto la Regina Serpente, al secondo posto il Panda, al terzo posto il Licantropo, premiato con lo Sciamano. Ragazzi, queste rollate, beh, non sono andate proprio male, perché alla fine con 16.000 gemme l'eroe che mancava... Andiamo un po'... Ok, l'hanno notato.
L'hanno notato, meno male. Ok, purtroppo non è venuto con un talento molto, come si dice, buono. Abbiamo dovuto cambiarlo un po', ma non abbiamo trovato ciò che cercavamo. Comunque sì, ragazzi, questo video mi ha soddisfatto, sì, perché con 16.000 gemme e pochi leggendari, ma un teschio che era molto ambito. Questo ragazzo mi ha detto, prima di rollare, guarda che il mio account è molto sfigato e difficilmente troverai qualcosa. E io, molto speranzoso, gli ho detto, guarda, spero di riuscire a spezzare questa catena di sfiga, quindi trovare qualcosa che è utile. Ed effettivamente abbiamo trovato due eroi che mancavano, anche se sono pochi, viste le gemme che avevamo. Non ci si può lamentare perché il teschio è un eroe che, mamma mia, mamma mia. Ora io vorrei togliermi solo una piccola curiosità a vedere quanti frammenti hai. È un po' 32.000, quindi lo potrei potenziare subito di un bel po'. Lo potrei portare, se non sbaglio, con la skill a 7 direttamente. In ogni caso, ragazzi, questo video giunge al termine. Un saluto a questa gilda. Come si chiama la gilda? Vediamo un po' dov'è la gilda. Un saluto quindi a Rebirth. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like, un commento e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale. Come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!